Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA, un video abbastanza speciale perché lo state già vedendo dalle immagini, non mi trovo in Italia in questo momento ma sono in Canada, più precisamente a Vancouver. Per quale motivo? Beh, per visitare gli studi di Electronic Arts, quindi dove proprio si sviluppa FIFA e dove si sviluppano anche tanti altri giochi sempre della casa canadese. In ogni caso non possiamo registrare nulla di quanto riguarda il gameplay, voglio fare subito questa premessa, quindi le partite non le posso registrare, non posso registrare i miei tentativi su Foot Draft, che sono anche state abbastanza fortunati perché ho trovato Messi, Figo, Neymar, anche non come capitani, quindi sono stato abbastanza fortunato. Non possiamo registrarli, potete comunque già provarli nella demo, la demo che è già disponibile sia su Xbox One, sia su PS4, sia su PC, sia sulle console old gen. Quindi se volete farvi un'idea del gameplay, comunque ne abbiamo già parlato negli scorsi mesi con le altre varie prove prima dell'uscita, quindi la prova a luglio, la prova a giugno, potete scaricarvi la demo. Ditemi anche cosa ne pensate, personalmente ritengo che il gameplay sia molto 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 solido quest'anno. L'unico dubbio è sul no touch dribbling, che non mi convince ancora alla perfezione, però bisogna vedere col gioco completo dopo tante tante partite. Per me il suo punto debole è quello e i portieri non mi sono sembrati convinti. Io vi sto parlando comunque della build, credo sia quella del gioco completo perché ci sono già tutti gli obiettivi, ci sono già le leggende aggiornate, quindi dovrebbe essere la build finale quella che ho potuto provare io. Ditemi se anche nella demo avete riscontrato queste debolezze. In ogni caso passiamo un po' a quello che è il video di oggi, perché non vi posso far vedere il gameplay ma vi posso far vedere dove lavorano gli sviluppatori, perché vi sto facendo vedere un po' il tour proprio di Electronic Arts. Domani uscirà un altro video con proprio il tour di tutto il campus, quindi col giro sul campo da calcio che hanno, sul campo da basket, sulla palestra eccetera eccetera, tutte queste altre cose. Qui oggi ho voluto farvi vedere dove lavorano gli sviluppatori perché oggi li siamo andati proprio a incontrare, quindi abbiamo incontrato il producer della carriera, il producer che si occupa della presentation, quindi di tutto quel comparto che riguarda un po' la grafica dei match con tutte le novità che hanno portato. Abbiamo incontrato il producer che si occupa degli stadi, quindi che si occupa di realizzare gli stadi all'interno del gioco, che sono, ci hanno detto, scannerizzati con il laser, quindi sono molto molto fedeli, nonostante qualche piccola imprecisione che mi hanno detto esserci soprattutto per lo Juventus Stadium. Abbiamo incontrato i producer che si occupano dell'audio, quindi che si occupano della telecronaca, dei cori, dei tifosi. Quindi abbiamo incontrato tante persone che ci hanno spiegato un po' cosa fanno, come si sviluppa il proprio lavoro. Abbiamo incontrato ovviamente il producer di Ultimate Team, che domani dovrei poter intervistare, quindi mettetemi le domande nei commenti perché domani potrei porle direttamente al producer del gioco. E infine abbiamo incontrato i producer del gameplay che ci hanno un po' spiegato tutte le varie novità di cui sapete già tutto. Una piccola curiosità che mi è venuta soprattutto guardando questo pezzo di video è il legame che c'è un po' tra gli sviluppatori e la Serie A, perché state vedendo che ci sono davvero tante bandiere esposte di squadre di Serie A, ce ne sono di tutto il mondo ovviamente, ma ho notato che hanno comunque tante bandiere del nostro paese, perché hanno una della Sampdoria, qualcosa legato alla Roma, alla Lazio, al Milan, avete visto addirittura un producer con la maglietta della Nike, della Juventus, quindi comunque la Serie A può essere snobbata perché magari non ha più quei campioni di 10-15 anni fa, però è ancora sicuramente importante per i producer, ci sono anche tante magliette appese di squadre del nostro paese, quindi sicuramente è una cosa che mi ha abbastanza colpito, visto che tutti dicono che la Serie A non viene calcolata dagli sviluppatori del gioco. Non pare essere così da come hanno addobbato proprio gli uffici. Questo era il video sul tour, quindi domani altri video, mettetemi le domande nei commenti, ditemi le vostre impressioni, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!